Non lo so. Sarà per tutti questi preparativi, perché sai, è inutile farsi illusioni, eh? Sono tutti per lui questi abbellimenti, per lui. Per lui. Ah no, e per chi sono allora, eh? Per me, per te? Sono 4 anni che viviamo in questa casa, neanche una lampadina bruciata si cambiava. Beh, si capisce, no? Adesso arriva un ospite. Che cosa c'entra questo? Quando arriva un ospite, si tira fuori l'argenteria, si tira il collo, un paio di galline, ecco cosa si fa. Non si mette questa papò di rivoluzione. Ma già, no, la colpa è tutta tua? Mia. Ah sì, tua, tua. Questo Lohengrin bellissimo, elegantissimo, affascinantissimo. Ci hai fatto una testa così con le tue descrizioni. Ma che c'entra? Ah, Io non via, dicevo ci ha così. voluto raccontare tutte le sue gesta. L'hai descritto come un eroe? Ma che eroe? Io ho sempre detto che è un fior di farabutto. Ecco, vedi, sono proprio i farabutti che interessano. Ricordati che l'Andrù ha avuto 50 proposte di matrimonio. Cosa c'entra l'Andrù? Niente, era un esempio. Adesso è inutile recriminare. Allora, vediamo un po'. Artista? Ma che artista? È un fannullone? Ma non parlo di Lohengrin, il nome che hai pensato. Ma insomma, basta, basta con questi giochi. Ma come? Ma è una mania la tua, sempre giochi, giochi, giochi. Ma è possibile che uno non possa stare un momento tranquillo? Questo è meglio metterlo qui. Per lui, vedi? Per lui. Issemi, Giulio, lei che è tanto gentile. Vuol farmi un saltino fino da Domenico a portargli questi semi? Ma certo, facciamo il saltino. Grazie. Prego. Cosa te ne pare? Ti piace? Sì, è molto bello, molto bello. No, no, dimmi, dimmi se hai qualche proposta, qualche Ma idea. per carità, ne hai tante tu di idee. Ma perché ci manca ancora qualche cosa? Un sacco di cose, le tende su nella camera, il fumoir che è ancora tutto per aria. Ma già, tu non sai niente, tu non ti occupi di niente, se non ci fossi io. Già, se non ci fossi tu. Sì, puoi dirlo, sai. Non ho un momento di respiro, sono sempre in moto, dalla mattina alla sera. A tutto penso, cosa manca, manca ancora qualcosa. Mentre tu dormi placidamente, io me ne sto lì seduta sul letto a pensare. Come? Anche la notte ci pensi? Sì, perché? Io mi domando che bisogno c'era di mettere questa rivoluzione in casa. Rivoluzione, andiamo. Abbiamo messo un po' a posto, no? Per forza, abbiamo un ospite, E che scusa. c'entra? Quando arriva un ospite si tira fuori l'argenteria, si tira il collo a un paio di galline, ecco quello che si fa. Ma non si butta tutto per aria. Andiamo per aria, non so, qualche soprammobile, qualche cuscino. Guarda, guarda quest'angolo adesso, come, so, gradevole, piacevole, invitante, no? Vedi? Hai il tuo tavolino per il caffè o per il fumo, il tuo posacenere lì. Tu ti siedi da questa parte del divano, hai la tua bella luce per leggere il tuo posacenere. Pronto, eh? Sì, io non dico. Ah, aspetta un momento, caro, ma Dio mio, questa stoffa è così delicata, andiamo. Un po' di delicatezza, no? Un po' di riguardo, scusa. Va bene, resto in piedi. Cos'hai, caro? Cosa ti prende? Non so, sei nervoso, irascibile. Sembra che niente ti vada bene. No, non ci badare, vado a fare due passi in giardino. Sei strano, sai? Cosa dici? Dico che oggi sei strano. Ah, guarda Marianna. Marianna, ti ho detto di non chiamarmi Marianna. Su, chiamami Anna Sì, Maria. va bene, Anna Maria. Guarda, c'è una lettera di Edmondo con due righe di lia per Ah, te. fa vedere. Chi è quella zia Giovanna? No, niente, sciocchezze. Come sciocchezze? Una zia ammalata? Ma no, ma che malata, ti ripeto che sono sciocchezze. Insomma, non si può sapere di che cosa si tratta. Sì che si può sapere, ma un segreto di Lia. Un segreto? Che segreto? Se te lo dico non è più un segreto. Ma insomma, cosa sono tutti questi Ma misteri? niente misteri. Ci tieni proprio a saperlo? Bene, tu sai come civetta Lia, no? Allora mi ha pregato di avvertirla quando arriva una certa persona. E naturalmente, siccome Edmondo non lo deve sapere, di telegrafarle che zia Giovanna è ammalata. Quando arriva Lohengrin, Eh già, vero? quando arriva Lohengrin. E tu glielo manderai il telegramma? Io? Ma neanche per sogno. Ah no? E perché non glielo vuoi mandare? Ma ti pare che io mi presti a simili complicità? Scusa, ma quel povero Edmondo? Ma come complicità? Un favore ad Oh, un'amica? ma io questo genere di favori non li faccio, povero Edmondo, scusa. Cos'hai da guardarmi così? Niente, guardavo il vestito. Ah, ti piace? Me l'ha fatta la Pedrini, va. Sì, ti sta bene, ti sta Ah, molto sì? bene. C'è che dire, sei diventata Oh, elegante Dio e mio, carina elegante. anche, molto carina. Ah, questo vuol dire che prima, eh? Beh, che
c'entra, lo eri anche prima, ma adesso non so. Adesso ti piaccio di più. Ecco appunto. Oh, scusa, caro, devo andare a dire una cosa cesia. No, vieni qua. Ma poi mi passa di mente, caro. Non importa, rimani qui perché sono io che ti devo dire qualche cosa. Ah sì? Che cosa? Sì, un'idea così che mi è venuta. Mettiti a sedere. Sì. Ecco qua. Ecco Marianna. Anna Maria, su. Scusa, Anna Maria. Sai, è un'idea, come ti ho detto, che ho già da qualche tempo. Cosa ne diresti se facessimo un bel viaggio? Un viaggio? E dove? Ah, dove vuoi, all'estero, a vedere paesi nuovi. Un viaggio all'estero? Mamma mia, dici sul serio? Ma sì, te l'ho detto, è tanto tempo che ci penso e adesso mantengo. Sai, del resto sento anch'io il bisogno di muovermi, di sgranchire un po' le gambe. Ma no, ma lei è uno scherzo. Ma no, ti dico di no, non hai che da decidere dove vogliamo andare. Ma come ti è venuto in mente così all'improvviso? Non me ne avevi mai parlato. Ma te l'ho detto, è un progetto che maturo da un po' di tempo. Sai, pensavo di farti una sorpresa, pensavo che ti avrebbe fatto piacere. Ma certo che mi fa piacere, me lo domandi. Dove vorresti andare? Non so, dove vuoi tu, si potrebbe andare in Spagna o in Oriente, Cosa? Visitare Costantinopoli, il Bosforo? Il mio sogno! E poi di lì si potrebbe passare in Egitto, sai, risalire il Nilo. Oddio, la Valle dei Re, le piramidi, Luxor. Ecco, brava, anche le piramidi, ti piace? Oddio, me lo domandi, io non oso credere che sia vero. Oddio, che bellezza! E quando vorresti partire? Beh, io direi il più presto possibile, insomma, magari domani stesso. Domani? Sì, e perché no? C'è un piroscafo di lusso che parte da Napoli domani sera. Noi prendiamo domani il rapido delle 2.50, arriviamo a Napoli proprio in tempo per imbarcarci. Ma come si fa, scusa, domani? Io non ho preparato niente. Ma che c'entra? Si prepara, no? Abbiamo 24 ore davanti a noi, abbiamo tempo di preparare 20 bauli. Ma sì, va bene, ma io devo fare degli acquisti. Li facciamo oggi, gli acquisti. Ma no, ma non è possibile, scusa, ma come si fa? Non si può partire così all'improvviso. Perché non si può, scusa? Si decide e si parte. Già, per te è facile, voi uomini, inutili, certe cose non le potete capire. Per voi tutto è semplice e facile. Ma che difficoltà ci sono? Spiegami. Ma caro, tante difficoltà, inutili che ti spieghi. Poi scusa, che furia c'è? Non è lo stesso se partiamo fra una settimana o fra 15 giorni o... No, non è lo stesso. E perché? Perché no? Perché la stagione si guasta, perché cominciano le piogge, i tifoni. I tifoni? Ma va là, i tifoni sono nei mari della Cina. Ma qualcuno sale anche nel Mediterraneo. Io non capisco invece perché tu non voglia partire subito, cosa c'è che te lo impedisce? Ma te l'ho detto, caro, tante piccole difficoltà, poi a me le cose fatte così, in fretta e furia, non mi piacciono. Ma non capisco, scusa, era il tuo sogno questo viaggio, sì. Lo desideravi tanto e adesso esiti, vuoi rimandare. Si direbbe quasi che tu non ne abbia più voglia. Ecco, vedi, è proprio così, guarda, non ne ho più voglia. Vedi, al momento mi pareva, ma adesso ripensandoci... No, forse hai ragione tu, sì, la stagione è cattiva e poi si trovano le piogge, no. Ma che piogge? In Oriente non piove mai. Poi, non so, troppo strapazzo e poi io forse soffro il mare, figurati. Dunque, tu non vuoi più partire? No, adesso no, magari più tardi. E se io invece volessi partire subito? Che? Sì, se volessi partire proprio domani stesso. Padronissimo. Sì, ma non voglio partire solo, voglio partire con te e domani stesso. Ma t'ho già detto che non mi va. E io ti dico che ti vado o non ti vado, ormai ho deciso e domani si parte. Tu vuoi scherzare? No, non scherzo affatto, stammi bene a sentire, Marianna. T'ho detto di chiamarmi Anna Maria. Ma che Anna Maria? Io ti chiamo Marianna. Io ho sempre chiamato Marianna e ti chiamerò sempre Marianna. Ma cosa sono queste buffonate? Ma che accade? Accade che non sono più padrona in casa mia. Ecco quello che accade. Ma cosa è successo? Ah, non lo so, questo è un momento di pazzia, Ma che pazzia, è pazzia. Ma si figura che voleva portarmi a fare un viaggio. Anche lui. Come anche lui? No, dicevo così per dire. Beh, c'è tanta gente che parte e in fin dei conti non è una cattiva idea. Ma no, affatto. Anzi, sarebbe stato un pensiero molto carino. Io sarei stata felicissima. Ma come, se intestato voglio partire subito, domani stesso? E lei non vuole? Ma si capisce che io non voglia. Ma come si fa a partire così senza il tempo di rifiatare? Già, poi proprio adesso che arriva Loin. Oh, ecco, vede. Io non ci avevo nemmeno pensato, e già... Ah no, e tu, Alfredo, tu non ci avevi pensato? Io no! No. Poi cosa me ne importa, anche se arriva Lohengrin? Non sono forse padrone di partire lo stesso? No, scusa, non sarebbe gentile, ma come lui arriva e noi si parte? Potrebbe pensare che l'abbiamo fatto apposta? Ma io me ne infischio di quello che penserebbe, pensi quello che vuole. Da vedere che adesso un povero uomo non può più partire. Un povero uomo decide di fare un viaggio, di svagarsi un po', non signore, non si può, perché arriva Lohengrin. In quanto a questa ragione ma lui... Ma che ragione, un'impuntatura fuori luogo. E poi proprio adesso che abbiamo fatto tutti questi preparativi. Ecco, brava, i preparativi, parliamone di questi preparativi. Perché sai, sono proprio questi preparativi che cominciano a darmi ai nervi. Da 10 giorni a questa parte noi non pensiamo che ai preparativi. Noi non si vive che di preparativi. Ma cosa hai? Ma cosa ti prendi?
Ma io ne ho abbastanza dei preparativi, ne ho abbastanza di Lohengrin, ne ho abbastanza di tutto. Ha ragione. Questa casa è diventata un inferno. C'è la rivoluzione, c'è il terremoto. Ma Alfredo, ma... Giusto. Tutto per Lohengrin, sai. Tutto per Lohengrin. Ma insomma, si può sapere chi è questo Lohengrin? Cos'è? Il principe del sangue? Noi non si conta più niente. Noi siamo diventati degli intrusi. Verissimo. Tutto per lui, sai. Divano 150.000 lire. E se io voglio mettermi a sedere, mi ci mettono lo straccio sotto. Perché il divano e le poltrone sono per lui. Cosa fai? Tu li seduto, alzati. Perfino le ciliegie le chiudo una chiave nell'armadio. Ma io non capisco cosa avete voi oggi. Cosa abbiamo? Abbiamo che ora di finirla, che bisognava pur dirla una buona volta la verità. Credi che io non ti abbia osservato? Eh? Io, tu non fai che pensare a lui, giorno e notte. Io? Sì, anche la notte, sì, me lo hai detto tu. Che cosa ti ho detto? Mi ho detto che la notte, sai, la notte, figurati, mentre io dormo, placido e tranquillo, lei se ne sta seduta sul letto, così, a pensare a Lohengrin, capisci? Ma ti rendi conto che stai dicendo delle enormità? Ma lo senti, Giulio, lo senti? Ha ragione, ma che ragione, Io comincio a pensare che siete impazziti tutti e due. No, non siamo impazziti, ma bisognava dirla, la verità, in sacca, sai, viene il momento che uno non ne può più. Ma cosa credi, che io non ti abbia osservata? La tua irrequietezza, la tua esaltazione, guarda lì, le unghie rosse, l'ondulazione, i capelli tinti. Ma che tinti? Non dire sciocchezze! E i vestiti? Ogni giorno un vestito nuovo. Ma insomma, la smetta, cosa c'entra lei con i miei vestiti? Li paga lei forse? È tutto per Lohengrin, sai, tutto per Lohengrin. Ma cosa vuoi che importi a me di Lohengrin, di un uomo che non c'è? Ecco appunto, perché lui è assente. E non è vero che gli assenti hanno sempre torto. Gli assenti hanno sempre ragione quando si tratta di amore. Amore? Amore, hai detto? Ma cosa vorresti dire? Ma lo sente, Giulio, lo sente? Secondo lui io sarei innamorata di Lohengrin? Chi lo sa? Oh, no, questo è il colmo. Ah, è questo che voi pensate, già, è questo. Io lo aspetto e io lo amo, ah, beh, no, C'è da morire dal ridere. No, guarda, non c'è niente da ridere. Ma sicuro che rido, ma cosa vuoi che faccia, che ti prenda sul serio? Ma via, io se fossi in te mi vergognerei anche solo di pensarle certe cose. Ma come, io innamorata di Lohengrin? Beh, io non ho detto questo. L'hai detto. Ora per fortuna ti rendi conto dell'enormità della cosa. E tutto questo perché mi sono messa un po' a posto, vero? Perché ho riordinato un po' la casa. Guarda, se l'avessi immaginato valeva proprio la pena di prendersi tante noie. Quello che importa a me è avere qui Lohengrin. Guarda, possiamo trovare una scusa, ecco, li facciamo dire che non ci siamo. Figurati. Quello che importa a me, avere qui Lohengrin. Pronto? Sì, Casa Martelli, chi è? Ah, Ravellini, dica. Un telegramma! È di lui! Ravellini, lo apra, lo legga, presto! Come dice? Sbarcato felicemente, arriverò ore 12:30. Saluti, Lohengrin! Ore 12... Ravellini, fra mezz'ora! Dio mio, c'è appena il tempo, Ravellini, corra subito alla stazione! No, aspetta un momento, siccome fa in tempo, vada prima a prendere degli antipasti. Beh, prosciutto, garantina, faccia lei, no? Sì, prenda anche delle paste, ben se non trovo un dolce, non so, dei pasticcini, delle cose, sì. Ah, e delle sigarette, sì, sigarette estere, va bene. Sì, Ravellini, noi veniamo giù immediatamente con la macchina, sì. Ci troviamo alla stazione, alla tu arrivi. Sì, arrivederci, Ravellini, oddio, arriva fra mezz'ora, ma che, sono già le 12:05, abbiamo appena il tempo, Cesira! Presto, Cesira, vai a dire ad Antonio che tiri fuori subito la macchina! Oh, Dio mio, sbrigati, Alfredo, finiremo con l'arrivare in ritardo, presto! Io non ci vado. Alfredo, non dire sciocchezze, ma cosa sono queste impuntature? Ho detto che io non ci vado. Alfredo, ma ti pare possibile? Lui arriva e non trova nessuno, non sa nemmeno dove andare. Vada dove vuole, se non trova nessuno vuol dire che se ne andrà in albergo. Sicuro, ci sono tanti alberghi. Ma tu non ragioni, Alfredo, ma ti pare che mi si possa fare una simile villania? Ma... Signora, l'automobile è pronto. Sì, vengo, Cesira. Insomma, vuoi venire, sì o no? Giulio, mi faccia il favore, mi accompagni lei. Io ho da fare, non posso. Va bene, non importa, andrò sola. Sola, no! Sola, no! Per Diana! Ah, no! Per Diana! Ehi!